Umbria, cuore verde d'Italia. In diretta da Solomeo, cari telespettatori, buon pomeriggio e benvenuti. Siamo in vista della finale di questa nona edizione del Torneo della Pace. E quindi siamo pronti a partire, a vivere insieme questo match tra Lega Nazionale Dilettanti e Parma Calcio. Le due squadre che sono arrivate in finale dopo le tante partite affrontate in queste settimane. Vediamo ora che il Parma e la Lega Nazionale Dilettanti sono pronti a salutarsi
e a scendere in campo. Senza indugi andiamo a presentare subito le 11 titolari da una parte e dall'altra, partendo dalla Lega Nazionale Dilettanti, che oggi schiererà in porta Nembrini dopo aver visto nelle prime due partite in porta sempre Zaira Garcia. Oggi piccolo cambio di programma per mister Marco Canestro. Poi successivamente andiamo a presentare la linea difensiva composta da Alberto Tomassoni, Basso e Costisella. Poi le centrocampiste con Aurora Mari, la capitana, Piermarini e Siller. E successivamente lì avanti il tridente con Di Salvo, Antoniazzi e Maria Giulia Baccaro. Per quanto riguarda il Parma, partiamo dal portiere Piombo, successivamente Carlucci, Saraniti, Lisi, Cammi, Manco, Dal Cortivo, Ianelli, Mantovanelli, Ripellino e Atria. E ora le foto e poi si può incominciare. Due squadre che ovviamente reduci da tutte vittorie nei loro rispettivi gironi, gironi da tre squadre ciascuno, alla fine sono arrivate prime in ciascun girone ed ecco perché oggi la finale tra queste due squadre che si affronteranno proprio qui nel campo di Solomeo, la patria di Brunello Cucinelli, campo bellissimo. Ora gli urli proprio sotto i nostri occhi e poi si è pronti a incominciare. Abbiamo detto, questa è la finale per il primo e secondo posto. Per quanto riguarda finale terzo quarto posto, la sfida sarà tra Bologna, Ternana e infine per il quinto sesto posto, gli ultimi posti a disposizione in questo torneo, sarà la sfida tra Perugia e le ragazze del San Caterina, ragazze canadesi. Ora tutto pronto per il fischio d'inizio con le formazioni già scese in campo, già posizionate. Le ragazze incaricate di questo primo possesso sono le ragazze del Parma, ragazze di mister Andrea Cerati. E dunque si aspetta solo il cenno dell'arbitro, che per ora sta aspettando un attimo, visto che c'è stato un problema con la rete nella porta del Parma e quindi il guardalinee subito segnalato e ora sta intervenendo. Ma appena risolto questo piccolo problema si potrà incominciare con questa finale, questa finalona. Abbiamo detto la rappresentativa della Lega, una vera e propria rappresentativa che racchiude da sé ragazze provenienti dai settori giovanili calcistici di tutta Italia, che finora hanno avuto un percorso molto lineare, forse anche facile. Vediamo se anche oggi avranno vita facile oppure le ragazze Parma sapranno mettermi i bastoni fra le ruote e magari cambiare quello che finora è successo. Ragazzi provenienti dall'Under 17 regionale, da campionati juniores eccellenza e qualcuno anche dal campionato azione di Serie C, tutte selezionate da mister Marco Canestro, che ha già condotto tre stagioni sportive alla guida della rappresentativa nazionale Under 20 femminile. Per quanto riguarda il Parma, una squadra che, come sappiamo, molto forte, ragazze che già sognano la Serie A con la prima squadra che milita appunto nella massima serie italiana e quindi tanto, tanto alto il livello quest'oggi qui a Solomeo. Problema a quanto pare risolto, l'arbitro che è Tommaso Bartolucci fischia l'inizio di questa partita e allora si può incominciare. Subito gli scambi del Parma che vanno a servire proprio Ianelli, tentato l'1-2 qui con sua compagna Dal Cortivo. Ianelli può inseguire il pallone, c'è Basso che protegge, lo vuole lasciare sfilare, alla fine sceglie comunque di ripartire e servire Aurora Mari. Mari subito lunga e profonda a cercare Baccaro, che con i suoi inserimenti sappiamo quanto possa far male. Alla fine sceglie qua di uscire Piombo e di mettere tutto fuori. Di Salvo incaricato della rimessa. Lega che abbiamo sempre vista con solita formazione 4-3-3. Anche oggi uguale. Di Salvo schierata sulla fascia di destra. Adesso va a colpire questo pallone. La palla molto alta in penna sopra le teste di tutti. Ci arriva ancora una volta Costisella, che qua con un doppio tocco cerca di deviarlo e prolungarlo per la sua compagna che è andata in profondità. Alla fine riesce comunque a ottenere una buona rimessa laterale che andrà a prendersi D'Alberto. Noemi D'Alberto qui, il passaggio per Di Salvo.
di Salvo, di tacco per D'Alberto, un 1-2 molto buono, fermato dalla buona copertura difensiva di Saraniti. Guadagna metri la Lega, che subito vuol farsi sentire, esattamente come ha fatto nei giorni precedenti. Abbiamo detto due vittorie schiaccianti, la prima ai danni del Perugia, finita addirittura 10-0, e forse poteva essere anche peggiore il risultato se avessero continuato a spingere fino alla fine. E poi la seconda vittoria è avvenuta proprio ieri, sempre nel campo di San Martino in Campo, contro il Bologna Calcio, che lì per lì sembrava potersela giocare, poi ha ceduto alla fisicità, all'aggressività e al gioco di queste calciatrici, queste giovani calciatrici. Ora Cosisella subito al cross al centro, prova a colpire qui D'Alberto, Parma che riesce a salvarsi, a buttare la palla fuori. Ci arriva subito Janelli che prova a spingere, fermata quella ripartenza offensiva di Janelli. Allora da dietro Siller per Nembrini, che abbiamo detto oggi in porta sostituirà Zaira Garcia, che finora è stata una sicurezza, anche se non è stata molto impensierita nei giorni precedenti, visto che il possesso è sempre stato giocato lì avanti, lontano dalla sua zona. Ora Di Salvo, un po' di spazio, se lo può prendere, il cross non è dei migliori, ma comunque ci arriva Piombo tra gli applausi qui del pubblico, con un buon intervento, semplice a proteggere, ma efficace. Qua invece brutto il cross di Di Salvo, che non riuscì a coordinarsi, nonostante avesse metri e spazio per poterlo fare, nonostante potesse fare sicuramente qualcosa di più. Probabilmente l'idea migliore era quella di attaccare. Qua riparte il Parma con la palla lunga, palla che non va, allora ancora rimessa con Carlucci, che qua dopo un buon dribbling è andata a impossessarsi della rimessa, riesce a intervenire la Lega, a darla avanti per Maria Giulia Baccaro, come al solito la stoppa la dà a Mari, e ancora una volta la capitana a mettere giù il pallone e a farlo girare per le compagne. Recupero del Parma, siamo sempre nella zona intermedia del campo, ora tanti interventi lì, partita subito ad alta intensità. Qui a Solomeo, alla fine viene fischiata punizione, allora riparte da dietro il Parma, riparte proprio la capitana del Parma, ossia Cammisotta, che qua va a scambiare con Saraniti. Serie di scambi alla fine per Janelli. Janelli cambia gioco per la compagna, non c'è nessuno, Costisella costretta a mettere fuori dopo l'intervento di Siller. Qua prova a volare Antoniazzi, alla fine Parma riesce a guadagnarsi questa rimessa. Molto bene qui Mantovanelli, la terzina destra del Parma, che gioca di fisico, riesce a guadagnarsi un ulteriore possesso. Qui ora provano a sfruttare le ragazze di mister Cerati, che avrà sicuramente preparato molto bene la partita dopo aver visto e rivisto le prime. Ora buono il cambio di gioco del Parma, anche se c'è l'anticipo difensivo di D'Alberto, che poi prova ad andare profonda per qualcuna. Ancora una volta a fermare l'azione Di Salvo, che vuole andare anche su questo pallone, vuole andare ovunque. Alla fine il Parma che mette calma, riparte dal centro con Ripellino. Buono ancora il cambio di gioco, molto bene questo inizio per giocatrici del Parma, che ora riescono a trovare anche una buona soluzione al centro per Dal Cortivo, che prova la conclusione che sfila sul fondo e sarà rinvio. Rinvio per Nembrini, è stato un tiro che non c'entra lo specchio della porta, poteva essere sicuramente un'occasione sfruttata in modo migliore per Dal Cortivo, che dopo una buona azione non è riuscita a trovare invece un buon tiro. Antoniazzi a proteggere il pallone, ad accentrarsi, vuole battere l'avversaria, però è circondata dal muro giallo-blu del Parma. Alla fine guadagna comunque il fallo, molto molto bravo Antoniazzi, che oggi servirà. Ieri subentrata nel corso della partita, è riuscita comunque a incidere, oggi dovrà fare lo stesso sin dall'inizio. Costisella a restituire palla Siller, ancora Siller, marcatura uomo per le giocatrici del Parma che non lasciano nulla, infatti qui riconquistano il pallone con Mantovanelli, che poi spedisce in out. Ancora possesso per le giocatrici della Lega, che qui provano subito ad andare avanti a cercare la sponda, in questo caso Antoniazzi, come al solito si va sempre da loro, Antoniazzi-Baccaro su quella coppia offensiva che
può regalare delle buone occasioni. Ancora possesso per il Parma. Che riparte da dietro con la rimessa laterale. Ora, occhio al fallo che viene alla fine fischiato dall'arbitro Bartolucci. E allora Parma che guadagna metri in campo. Con la situazione che ora un attimo si è fermata dopo i primi minuti un po' concitati. Ora due squadre che sembrano controllare questo momento della partita, che risulta essere comunque cruciale. Di Salvo qua prova a sfarfilare il pallone a servire Baccaro, che alla fine viene anticipata molto molto bene qui da Saraniti, che legge bene le intenzioni della numero 18 della Lega e interviene con ottimo tempismo. Allora ripartire come al solito Carlucci col destro, voleva per un attimo anche provare a crossare dentro, alla fine sceglie di servire la compagna, non il migliore dei passaggi, non neanche la migliore idea, però le compagne tutte marcate. Fine ancora, palla che qua doveva essere servita Carlucci, riesce a intervenire Di Salvo che qua con un doppio controllo riesce a servire Baccaro. Baccaro di prima intenzione a controllare e seguire, a far girare il pallone per Mari, che però non può arrivare su questo pallone che è troppo lungo. Allora gestisce qui Piombo. Riparte dietro il Parma. Lisi, andata ad andare profonda, trovato il muro bianco con Capitana Mari qui a far ripartire l'azione. Ancora la numero 8 a scambiare con Di Salvo, che qua può procedere sul lungo linea. Sceglie di crossare, viene subito fermata la numero 11, ma Di Salvo non demorde, cerca di andare sul fondo, alla fine guadagna un buon corner, ma buona anche la difesa di Janelli. Sarà un bel testa a testa, un bel vis-à-vis tra le due su quest'out di destra tra Janelli e Di Salvo. Una sfida che vedremo, rivedremo sicuramente in questa, nel corso di questa partita, nel corso di questa finale. Ora Mari pronta al corner quando sono passati ormai 9 minuti di gioco. Ancora nessuna vera occasione, vediamo se arriverà dai piedi proprio della numero 8. Qui crossa sul primo palo basso, scavalcare con un rimbalzo. Alla fine il Parma prova a buttarla fuori, tanti rimpalli in area. Riesce ad arrivarci Janelli che spazza via tutto da vita a guai peggiori. Come al solito Siller a fare da ultima. Allora Mari, finta il cross, lascia sul posto Janelli. Riesce ancora a dare la palla al centro per Baccaro, che poi la fa sfilare con un velo, forse non volontario, ma alla fine si crea una buona occasione per la Lega, che riesce con Antoniazzi qui a far sfilare il pallone. Pallone che poi viene gestito. Fallo qui ai danni di Janelli, anzi scusate, Carlucci. E allora il Parma che si salva tra gli applausi del suo pubblico. La Lega che comunque è riuscita a fare un'ottima azione. E l'abbiamo detto, controllo molto buono di Mari, che riesce con una finta a disorientare l'avversaria. Poi Baccaro ha fatto un velo probabilmente non voluto, ma dovuto al contrasto con l'avversaria, e quindi è riuscita a creare comunque un'ottima occasione, anche se involontariamente. E poi Antoniazzi a far sfilare il pallone, molto bella la sua idea. C'era poco da fare se avesse controllato meglio il secondo pallone, visto che si sarebbe trovata a tu per tu con Piombo. E non è mai facile quando ti trovi lì davanti alla porta, ci sei solo tu come portiere a proteggere una porta larga 7 metri. Qua Carlucci a ripartire, a cambiare gioco ancora una volta per la compagna. Interviene Siller, che qui in due tempi prova ad avanzare, prova a battere anche la compagna, non ci riesce. Qua Lisi, molto bene dietro per Carlucci, nel disimpegno. Ancora Carlucci, di prima per Janelli, ancora di prima qui per Dal Cortivo. Profonda qui la palla per Janelli, che prova ad arrivarci di corsa. D'Alberto alla fine è più veloce e spedisce in out. Ragazzi di Mister Cerati, che abbiamo visto sin da questi primi minuti come possono far male, soprattutto in questa fascia sinistra con Carlucci e Janelli. Sicuramente le due da tenere d'occhio per la Lega.
palla recuperata qui proprio da Carlucci dopo la pressione difensiva della compagna. Mari di testa a servire la compagna di salvo dopo il pallone lasciato sfilare, prova a rientrare sull'interno, molto bene qui per Piermarini che prova a servire Baccaro, ora metri, campo libero, prova a intervenire molto bene qui la capitana del Parma, Isotta Cammi, che evita guai peggiori, poi il controllo non è buono, ancora di salvo a fare dribbling delle sue avversarie, di salvo a mettere il cross in mezzo, palla bassa per Piermarini che non controlla bene, ancora Piermarini a 2x2 con il portiere, si salva il Parma buttando la palla fuori, ma non è finita, Mari di prima intenzione, prova a concludere, la palla che è in out di poco al minuto 12 di questo primo tempo, possiamo dire una prima occasione per la Lega Nazionale Dilettanti, anche per questa partita che viene proprio al minuto 12 con non una semplice protagonista ma con tante maglie bianche lì avanti a creare, a improvvisare, a mettere in difficoltà le avversarie, soprattutto di salvo tra tutte, che è riuscita a fare un dribbling in mezzo a due bellissimo, bellissimo. Poi peccato lo stop di Piermarini che doveva semplicemente appoggiare, o meglio incrociare sul secondo palo con il destro, anche il suo piede forte, alla fine non è riuscita a farlo, controllo non dei migliori, il Parma che si è salvato proprio in extremis. Riparte Carlucci da dietro, subito a servire Iannelli, alla fine l'anticipo di D'Alberto, non ci arriva nessuno, palla lunga qua, Tomassoni di testa, Lisi prova a intervenire, alla fine ci arriva molto bene come al solito a giocare di fisico qui Saraniti e a proteggersi nonostante l'arrivo delle avversarie, qua Carlucci a servire pure Iannelli, interviene Aurora Mari spedendo il pallone lunghissimo, pallone che rallenta, sembra quasi fermarsi nonostante all'inizio sembrava essere lungo, Baccaro alla fine riesce a controllarlo, a metterlo in mezzo ma il cross è troppo debole e prevedibile e non impensierisce in alcun modo qui la numero uno del Parma, pronto a ripartire subito dalle ragazze vicino, non hanno paura di ripartire da dietro le ragazze del Parma anche se qua non lo fanno molto bene, sicuramente hanno più voglia di giocare a viso scoperto rispetto alle squadre di ieri che come abbiamo visto Bologna e Perugia non sono state all'altezza, hanno retto per qualche minuto poi si sono fatte lasciare andare dalla situazione e l'unico tentativo e modo che avevano per sorpassare la metà campo era attraverso un lancio lungo, un lancio in profondità che scavalcasse la prima linea difensiva della Lega Nazionale Dilettanti che si è sempre dimostrata essere attenta e pronta. Intervento qui di Cammi ai danni di Baccaro, riesce pure a portare a casa la rimessa Cammi, la capitana che per ora sta facendo una partita esemplare in questo primo quarto d'ora, sicuramente la migliore in campo anche a livello difensivo, sempre pronta e attenta su ogni pallone e a rimediare anche ai danni a volte delle compagne che hanno commesso qualche errore di troppo. Qua buono l'anticipo di Lisi che poi aiuta la compagna con il possesso che torna ai suoi piedi, Carlucci. Ora Saraniti. Dietro per Cammi. Cambio di gioco. Ancora Atria. Profonde qui ragazze del Parma per Manco. Palla in out, sarà corner, primo corner qui del Parma che proverà subito a mettere un cross al centro anche se sicuramente in termini di fisicità le ragazze della LND vincono a mani basse e lo si vede, prese una a una rispettivamente, l'altezza non premia le ragazze del Parma anche se qui è buono il cross. Palla dietro per Cammi che può concludere, sceglie di fare un secondo tempo, butta fuori tutto Julia Siller che come al solito risulta essere prende un portiere aggiunto per la sua squadra, veramente eccezionale il lavoro sporco che fa questa ragazza per la sua squadra. Riparte Carlucci da dietro, lancio lungo in profondità per Lisi che lascia scorrere il pallone per Manco, ci arriva basso che poi spedisce in out, palla che va fuori e allora può ripartire il Parma da lì davanti.
Carlucci qui che cerca un pallone dopo che è stato messo in out fuori dal campo. Pallone che gli viene restituito dopo il contrasto. Ancora Iannelli contro Di Salvo nello scontro che vedremo e rivedremo in questa partita. Ora il pallone non è buono per Ripellino, che non può arrivarci. Mari a controllare. Buona la pressione qua del Parma, che tenta di recuperare questo pallone, ma ancora più brave le ragazze della Lega nel disimpegno, che provano a ripartire con Julia Siller. Non ottimo il passaggio. Allora da dietro riparte la LND con prudenza a servire Baccaro. Qui si ferma, prova a girarsi, ma ancora una volta super la copertura difensiva di Saraniti, che lei in difesa sta facendo un buonissimo lavoro, almeno in questi primi 18 minuti. Ora palla lunga per Piermarini, c'è l'uscita qua del portiere che riesce a uscire, Baccaro la vede fuori dai pali, prova per un attimo a tentare la conclusione, o almeno ci aveva pensato, poi sceglie di giocare. Ora occhio perché siamo lì avanti, con la Lega che prova a rimpossessarsi del pallone. Palla buttata fuori da parte di Mantovanelli, che riesce pure a trovare la deviazione. Allora rinvio dal fondo. Ma lì per un attimo Maria Giulia Baccaro ci aveva pensato quando ha visto piombo fuori dai pali. Ha detto perché no, proviamoci. Poi il tempo non ha trovato appunto il giusto tempo. Era sul piede debole e alla fine ha scelto di giocare, giusta scelta. Di Salvo qui subito a recuperare il pallone. Pallone che è ancora per le ragazze di Mister Canestro, che ripartiranno da lì davanti con D'Alberto come al solito a fare la rimessa. Di Salvo ha provato per un attimo a prendere posizione, poi si è girata per andare lungo linea. Buona qui la copertura difensiva di Carlucci, che fino in fondo protegge il pallone a qualunque costo e riesce a ripartire da dietro con il rinvio dal fondo, subito giocato corto. Tanti contatti, tanta l'aggressività da parte delle due squadre, come in questo caso vediamo appunto Mantovanelli che non riesce a uscirne in zona difensiva, alla fine perde pure il pallone, ma buona ancora una volta la copertura difensiva di Isotta Cammi, che va in aiuto della compagna e riesce a mettere in out questo pallone. Palla che rimane lì. Ora Piermanini con lo stop riesce molto bene a portare a casa un corner, sicuramente le palle inattive, ma per lo più proprio quelle della bandierina sono state le palle più convenienti per le ragazze della LND, che hanno saputo trovare tante occasioni e anche tanti gol proprio da palla ferma, quindi molto molto importante per loro trovare diciamo queste situazioni e poi cercare di sfruttarle. Ora tutte dentro a comporre quasi un trenino davanti alla porta. Buono il cross, la palla al centro, riesce a uscire qui piombo, spizzata non bene la prima volta, meglio la seconda. Ancora Julia Siller a ripartire da dietro, troppo lungo qui il pallone per Costisella che non può agganciare, e allora il Parma che si salva ancora una volta dopo il cross di Costisella, che comunque riesce a fare sempre degli ottimi cross con un effetto veramente molto importante. Ricordiamo infatti proprio nella prima partita contro il Perugia è riuscito a trovare il gol da calcio d'angolo, un gol bellissimo e soprattutto un gol che ci ha lasciato di stucco, come ha lasciato di stucco tutti quanti, anche la difesa del Perugia che non se l'aspettava, non credeva che la palla fosse entrata. Il Parma ora da dietro a gestire, quando sono passati 20 minuti, ancora nessuna buonissima occasione, a parte forse l'unica con Di Salvo Antoniazzi al 12° minuto, ma poi nulla di che, partita ad alti ritmi, molto fisica, tanti duelli, soprattutto sulle fasce, come vediamo, però alla fine non c'è mai stata una vera e propria potenziale occasione da gol in questi primi minuti di gioco per nessuna delle due squadre. Ora il cross che viene lasciato sfilare da piombo, poi riesce a raccogliere Mantovanelli, palla buttata via ma non benissimo. Antoniazzi ancora al tiro, prova il tiro Antoniazzi qui a giro sul secondo palo, la palla che quasi sembrava entrare,
La lascia sfilare Piombo, che è ben posizionata, con una grande capacità di orientamento. Una buona occasione, eccola qui, arriva proprio ora, l'abbiamo chiamata da parte del numero 9, Antoniazzi. Stavamo dicendo proprio qualche istante fa che ancora non si era sbloccata questa partita, ed ecco qui che si accende con questo tiro bellissimo da parte di Antoniazzi, che poi non c'entra la porta. Mari ancora una volta a portarsi avanti, questa volta forse esagera con il dribbling, chiusa nello stretto, infatti perde il pallone regalandolo a Carlucci. Manco prova a intervenire Costisella. Antoniazzi. Siller. Profonda per Piermarini. Ancora Mantovanelli a proteggere verso l'esterno. Siller la devia ed è fortunatissima qui. Mantovanelli. Vittoria in questo pallone sporco buttato via. E possessarsi pure della rimessa. Non viene trovata nessuna ragazza libera, pochi movimenti, ma soprattutto buona la marcatura delle ragazze della Lega, che concedono ben poco, però poco anche la volontà probabilmente di smarcarsi da parte delle ragazze del Parma. Ora dietro per Piombo, che riesce a gestire per Saraniti. Lancio lungo molto buono per la compagna, c'è l'intervento dell'arbitro sul pallone, ovviamente involontario, qui infatti stoppa tutto e quindi si ripartirà con la partita, con la palla ovviamente fuori del Parma, visto che ne era in possesso. L'arbitro che la restituisce, Saraniti. Qua la va a rischiare, infatti perde palla Ripellino, poi riesce comunque a riconquistare il pallone in maniera anche un po' fortunata. Manco. Buono il cross qui per Raglianelli. Intercetta tutto basso. Ancora basso. Con la palla che però va fuori. Non buono il passaggio, ma sicuramente anche non buona la posizione di Julia Siller, che qui si è fatta trovare un po' impreparata. Ha aspettato il pallone da fuori dal campo. E allora il Parma lì avanti. Dopo l'occasione al minuto 21 di questo primo tempo per Antoniazzi, vuole provarci il Parma a reagire. Julia Siller qua interviene, evita il cross con le mani di Mantovanelli e allora sarà corner. Corner che si andrà a prendere Atria. Tante risaltatrici portate in area. Magari si può giocare anche una palla dietro, uno schema diverso. Marcatura comunque a uomo per ragazze della Lega. Colpisce di testa qui, poi ci prova ad arrivare Gianelli e alla fine Di Salvo intercetta tutto e spazza via. Ci ha provato proprio dal cortivo la numero 10 del Parma qui a intervenire, superando il portiere, ma poi trovando il muro bianco schierato davanti alla porta a impedire tutto. Ancora Carlucci per Saraniti. Saraniti si gira molto bene per Ripellino. Qua alza subito il baricentro difensivo la squadra di mister Canestro. Portiere che qua esce addirittura dai pali per servire la compagna. Palla lunga non perfetta per Manco e allora riesce a gestire qui Nembrini con estrema calma e facilità. E allora dopo il lancio lungo ha provato subito a ripartire il Parma con un lancio in profondità che però non arriva per nessuno. Allora da dietro ancora una volta Ripellino. D'Alberto di testa, Ripellino. Tanti colpi di testa ora in quella zona del centrocampo. Ci prova ad arrivare D'Alberto, la palla che sfila, Gianelli che si ferma per un attimo. Lancia lungo per la compagna che può arrivarci. Siller non è perfetta con il controllo, ci arriva allora Marta Basso, prova a arrivarci pure Manco. D'Alberto a proteggere il pallone sulla linea di fondo, molto bene la sua copertura che evita pure il corner. Dalla palla lunga Di Salvo, che ora è marcata benissimo in quella fascia, allora deve ripartire dietro da D'Alberto.
Alberto Lunga per Baccaro. Piermarini tocca il pallone di testa, poi lo perde per un attimo, deve ritrovarlo nel mentre che si gira, gli viene portato via dalla sua avversaria. Ancora Carlucci, Saraniti, lancio lungo per Manco che stoppa molto bene e protegge il pallone. Lancio lunghissimo addirittura questo qua di Dal Cortivo, che ha provato a cercare sul secondo palo lo spunto di Atria, però alla fine non precisissimo questo lancio, lo fa suo il portiere della LND. Qua Baccaro riesce a far sfilare il pallone, a proteggersi e a prolungarlo, si accentra ora per concludere col suo mancino. Il tiro però non è dei migliori, palla controllata facile facile al portiere del Parma, che qua può ripartire velocemente, non c'è tempo per demoralizzarsi, per buttarsi giù, si deve subito ripartire. Infatti Baccaro, dopo l'errore, si era un attimo accasciato a terra per disperarsi, non c'è tempo di fare nemmeno quello, ma alla fine fortunata qui la Lega, perché viene fischiato fuori gioco proprio a Manco, che stava rientrando con la linea difensiva molto alta del Parma. Qua buona l'apertura di D'Alberto per Di Salvo. Di Salvo sterza, batte seca l'avversaria, palla al centro, buttata via dal Parma ancora una volta. Coglianelli che prova a ripartire, però non trova nessuno, poteva gestirla con più calma qui sicuramente. Iannelli che ha cercato l'apertura veloce in una zona dove però non c'è nessuna sua compagna. Ancora un pallone alto e sporco, ci arriva Basso che lo lascia sfilare per il portiere, che qua controlla tra i guantoni e riparte subito vicino da Basso. Parma che alla fine sceglie di non pressare alto ma di proteggersi dietro. Qua non viene fischiato fallo da parte di Saraniti, l'arbitro sceglie di lasciar giocare. Allora Iannelli con il tunnel per Manco, poi buono l'anticipo di Piermarini, può ripartire subito la Lega. Dietro per Costisella, ancora dietro per Garcia, Zara Garcia. Infatti c'è stato un equivoco prima nelle liste, ci scusiamo per il piccolo fraintendimento, ma alla fine il portiere titolare della LND è Zaira Garcia, invece l'avevamo scambiata per portiere di riserva, ossia Ludovica Nembrini, che invece va a comporre la panchina. Sempre Garcia in porta tra i pali. Riparte con Di Salvo, buona la palla tra le linee per Baccaro, ci arriva prima di tutti però Piermarini, che poi crossa sul secondo palo dove però non c'è nessuno. Si ripartirà da dietro allora per il Parma. Si ripartirà dal rinvio dal fondo. Ora si deve cercare un pallone, visto che è stato buttato anche questo qua in out. Pallone che viene restituito addirittura dal secondo allenatore qui della selezione del 17 LND del Parma, ossia Lorenzo Trentini. Intanto in questo piccolo momento di break le squadre ne approfittano per parlare con i propri mister. Vediamo proprio l'indicazione di Marco Canestro, che è proprio qui sotto di noi, visto che le panchine oggi le troviamo non di fronte ma proprio sotto quel campo di Solomeo, quindi riusciamo a cogliere anche noi qui dalla tribuna tutti i vari suggerimenti dei mister, che credono molto in questa finale. Sono i 12esimi giocatori in campo. Forse è un problema Iannelli, tra l'altro, perché abbiamo visto toccarsi il flessore della coscia destro. E quindi bisogna stare attenti a monitorare qui la situazione. Manco prova a stoppare il pallone, Costisella dietro a ricevere e a portare palla. Alla fine sceglie di gestire dietro per Basso. Lancio lungo a cercare Antoniazzi. Il Parma che qua non riesce a ripartire. Piermarini molto bene qui, palla tra le linee per Baccaro, troppo lunga, esce ancora una volta con ottimo tempismo Piombo e riesce a intervenire
ragazza del Parma, che veramente non è un portiere, ma un difensore aggiunto, che si fa sempre trovare pronta, sempre pronta, anche per uscire fuori dai pali e intervenire su questi palloni lunghi. Una certezza lì in porta. Ora la Lega che prova a ripartire da Costisella. Siller. Per Di Salvo. Palla in out, ancora rimessa per la Lega. Intanto vediamo come... Proprio nel piccolo break di prima c'è stato un piccolo cambiamento a livello di... Non tanto di formazione, perché si rimane sempre uguali, schierati con il classico 4-3-3, ma più che altro a livello di posizioni. Infatti Di Salvo, Antoniazzi, le esterne d'attacco che si sono invertite. Situazione analoga a ciò che è successo ieri contro il Bologna, quando Antoniazzi prova a sfilare proprio sul fondo. Antoniazzi cerca il tiro, la palla che scivola fuori di pochissimo. E proprio mentre stavamo elogiando questo cambio di posizionamento tra le due, è proprio la numero 9 che va a regalarci una bellissima occasione. Per poco non ha trovato il gol che avrebbe sbloccato questa finale. E a quanto pare ancora una volta il cambio, lo switch tra la numero 9 Antoniazzi e la numero 7 Di Salvo, a quanto pare risulta essere vantaggioso. Per trovare vantaggi, per disorientare gli avversari che erano partiti in un modo, si trovano a marcare altre. Palla che ora prende un effetto strano, molto molto a giro qui di Costisella. Abbiamo ricordato proprio qualche istante fa del suo gol dell'altro giorno contro il Perugia da corner. Qui il giro è stato forse fin troppo. Riparte da dietro il Parma con Saraniti, Carlucci, Janelli. Janelli qui gli viene rubato il pallone, ma abbiamo visto anche adesso fare una smorfia dopo aver perso questo pallone. Probabilmente non ce la fa, probabilmente sarà costretta al cambio, forse anche prima di questo finale di primo tempo, perché infatti la vediamo anche qui che sta zoppicando, non riesce proprio a giocare. Ora proverà a fare il meglio in questi minuti finali prima della sua uscita dal campo. Esce dai pali qui con però lo spiovente di Antoniazzi, che riesce a regalare l'1-0 in questa finale. Ha provato ancora una volta a uscire dai pali Piombo, ma questa volta i tempi non li ha letti bene come prima. E bravissima quella numero 9 che già qualche istante fa aveva cercato il gol. Fine, riuscita a realizzarlo. E quindi si sblocca la situazione. 1-0 per la LND. E ora piccolo momento di break anche per rifiatare. Intanto vediamo subito il primo cambio della partita. Infatti esce Janelli ed entra al suo posto con il numero 7 Annalisa Solari. Questo è il primo cambio della partita, però lo ricordiamo, non dovuto a un cambiamento tattico, ma dovuto proprio al fatto che Janelli, già da prima che si stava toccando la coscia destra, a quanto pare ha un problema. Un problema che ha riscontrato proprio durante la partita. E allora al suo posto Annalisa Solari. Ora la Lega che vuole provare a chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio per già mettere un'impronta decisiva su questa partita, esattamente come ha fatto ieri contro il Bologna, quando il gol è arrivato allo scadere. Poi ha messo KO le avversarie, costringendole a un secondo tempo di totale difesa, un secondo tempo di totale dominio. Qua prova a lasciarla sfilare Atria, molto bene, che è venuta a sostituire Janelli su questa fascia sinistra. Alla fine riesce a servire dentro dal Cortivo, che ha l'occasione di tentare un buon cross. La palla viene messa al centro, non c'è nessuno. Buona qui l'occasione, lo spunto del Parma con l'asse Atria dal Cortivo. Riparte Carlucci da lì davanti. Carlucci qui lascia sfilare, ancora sulla rimessa. Palla messa in out da parte di Baccaro. Ancora Carlucci. Guadagnano metri, ragazzi del Parma.
che ancora una volta si portano avanti dopo l'intervento di D'Alberto. Sempre Carlucci, che ora forse tenterà anche un cross direttamente dentro l'area. Tanto Baccaro che sfrutta questo piccolo momento di break per bagnarsi e per dissetarsi. Carlucci ancora con la palla in mano, pronto a tentare il cross. Palla dentro per Dal Cortivo che non la stoppa. Ci arriva D'Alberto, alza la parabola. Dentro per Ripellino, Mari a spazzare via. Fuori dai pali anche in questo caso Piombo alla fine, però sceglie di andarci i sottacammi. Ora Saraniti per Atria, che ancora una volta è riuscita a girarsi molto bene. Infatti qui la copertura difensiva dovrà essere diversa dai ragazzi della Lega, che hanno subito due ottime ripartenze dal numero 19 lì sul fondo. Qua riesce a intervenire Antoniazzi a gestire il pallone per Costisella. Palla lunga a cercare Baccaro. Alla fine Saraniti a girare il pallone per Cammi. Mantovanelli. Mari che va a intercettare questo pallone solo per qualche istante, poi la palla sembra fermarsi perché ha un giro strano il pallone che viene toccato la numero 8, quindi palla restituita al Parma con Carlucci che vuole andare lunga. Passaggio non dei migliori, riesce a anticipare Costisella, prova ad arrivarci Antoniazzi, gestisce qui palla. Saraniti che poi protegge bene il pallone, riesce a regalarlo a Carlucci che poi si ferma sull'intervento dell'avversaria. Baccaro che ha provato a farlo scorrere, ancora Saraniti là dietro vicino alla bandierina, in due contro di lei, riescono a recuperarlo, non c'è fallo. Buona la scelta qui arbitrale di lasciar proseguire. Ho avuto cascata da sola Antoniazzi che qua resta un attimo a terra e sembra essere però dolorante, infatti l'arbitro è costretto a intervenire e a fermarsi, e qua sicuramente servirà l'intervento dello staff medico che entra tempestivamente. E così come lo staff medico entra tempestivamente, anche i ragazzi della Lega tempestivamente vanno a prendere un sorso d'acqua. Qui a terra c'è proprio Antoniazzi che è rimasta giù dopo questo colpo, probabilmente non tanto la botta che ha preso, perché poi abbiamo visto l'arbitro non ha neanche fischiato fallo, quindi il contatto non c'è stato, non è stato chissà che, però sicuramente la caduta non è stata piacevole. Ora l'arbitro che invita tutti a ritornare in campo. Antoniazzi che viene riaccompagnata fuori. E allora si può riprendere con palla da dietro per Piombo. Ora piccolo momento in cui ci sarà un 11 contro 10, ma penso che sia pronto a rientrare Antoniazzi, che aspetterà solo il cenno arbitrale, visto che la vediamo proprio qui davanti ai nostri occhi, davanti alla panchina della squadra del Parma. Sembra essere tutto a posto ed è pronto a ricominciare. Costisella per D'Alberto. Ancora Costisella. Un controllo e via, un controllo e via. Ecco come giocano le ragazze della Lega, che riescono sempre a trovare dei buoni, anzi ottimi passaggi con un gioco molto, molto veloce. Da dietro Garcia per Basso. Basso che prova ad andare lunga proprio per Antoniazzi, che è appena rientrata in campo. Qua evita la prima avversaria, evita anche la seconda, prova a far correre questo pallone, riesce molto bene ad andare sul fondo e poi fermata qui da Saraniti. Ora a terra invece c'è Carlucci. Anche lei caduta male proprio nell'ultima azione, però sembra rialzarsi, sembra essere tutto a posto. Allora va a sistemarsi per la difesa di questo corner. Costisella ovviamente sulla battuta del pallone. Tutte le saltatrici in area.
sembra essere lì per lì libera, Baccaro, che ovviamente se la va a prendere lì Cammi. Ora il corner che viene messo dentro, ci arriva nessuna, palla lunga per Aurora Mari, che la stoppa, gestisce, cercare qualcuno, fine nessuno, con la buona copertura di Mantovanelli, che riesce a far scorrere questo pallone lungo e profondo, dove ci arriva qui l'appena entrata Annalisa Solari, ma ancora Aurora Mari a proteggere tutto, Solari farlo scorrere, Piermarini di prima per Mari. Ancora Mari a toccare palla addosso all'avversaria, rimessa per la Lega, 42esimo minuto oramai, e quindi ne mancano 3 più eventuale recupero. Abbiamo visto in questo primo tempo una partita che diciamo è andata a tratti, con sicuramente la LND più incisiva, più propositiva, si è fatta vedere più avanti, come al solito una difesa veramente monumentale che concede ben poco alle avversarie, e delle ripartenze molto molto veloci che possono far male, soprattutto sulle fasce, con Di Salvo Antoniazzi, e poi il cambio di assetto al 20esimo minuto con lo scambio tra Antoniazzi e Di Salvo, che a quanto pare ha fruttato molto 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 per le ragazze di mister Marco Canestro. Quindi un primo tempo che comunque sì, è stato molto più positivo per la Lega. Ora qua palla messa per Di Salvo, che tenta il tiro qui, zona molto molto defilata, palla che va fuori. Ha cercato qua il secondo palo, ovviamente l'unico che poteva cercare con un tiro, poteva andare nel set, ma molto molto difficile lì con tutte le avversarie di essere estremamente precisa, altrimenti la palla vola via e va fuori. Quel Parma a cercare come al solito il tocco per qualcuna, alla fine ci arriva Basso, che qua prova a dare ancora un pallone lungo per qualcuna, non riescono a stopparlo bene i ragazzi del Parma, che ora accusano anche un po' di stanchezza, devono assolutamente evitare il secondo gol che è avvenuto ieri per il Bologna, e devono finire questa partita così, andando negli spogliatoi magari con il risultato di 1-0, per poi rimettere le cose in chiaro e riprogrammare tutto. Ma sicuramente un secondo gol ammazzerebbe un po' la partita in questo momento. Baccaro che rimpossessarsi del pallone, prova a farlo scorrere per Di Salvo, che qui cade con il contatto dell'avversario. Allora fallo, fallo, è pronto a ripartire Mari. Mari ora manda tutte dentro a saltare, solo uno in barriera per il Parma. Mari che tenta il cross, palla spiovente, messa in mezzo sul primo palo, dove però non c'è nessuno, il portiere la lascia rimbalzare e poi prova a ripartire subito Piombo con l'apertura per Atria, o almeno quella era l'intenzione iniziale, vedendo soprattutto da come era rivolta e orientata la numero uno del Parma, poi un po' meno si è realizzata questa cosa. Ora Baccaro prova a uscire Piombo, molto bene l'uscita ancora una volta di Piombo, che è velocissima per essere un portiere, veramente doti da velocista per lei. Un minuto di recupero segnala l'arbitro, che partirà proprio da quest'istante, quindi ultimi 60 secondi di gioco. Parma prova a chiudere in attacco evitando guai peggiori, provando ad andare all'intervallo solo con l'1-0 subito, diciamo solo perché comunque sia, anche se quest'oggi c'è stata più partita, la Lega almeno in questi primi 45 minuti ha dimostrato di essere superiore, creando sicuramente più occasioni. E poi l'infortunio di Iannelli sicuramente non ci voleva per il Parma, è stata una cosa che ha cambiato la partita in negativo purtroppo. Solari a mettere giù il pallone, glielo riesce a rubare Di Salvo, che qua può sfruttare il momento per una ripartenza, per un contropiede. Ormai siamo allo scadere, 15 secondi alla fine, dai e vai con Mari. Mari ancora al cross, la palla dentro, riesce a intervenire Saraniti, l'arbitro fischia, finisce qui il primo tempo di gioco, 1-0 per la LND. Noi ci vediamo fra 15 minuti per il secondo tempo.
Umbria, cuore verde d'Italia.
Tutto pronto per ricominciare qui a Solomeo, bentornati, siamo all'inizio del secondo tempo, si aspetta solo il fischio arbitrale che arriva in questo istante, squadre che sono subito tornate, forse anche con un pelo di anticipo rispetto ai 15 minuti che ovviamente servono per fare come di norma l'intervallo, si è scesi in campo con qualche minuto di anticipo. Si è pronti subito a ricominciare. Ricordiamo il punteggio che sinora sancisce la partita. 1-0 per la LND ai danni del Parma. Ha sbloccato questa partita proprio la numero 10 della rappresentativa nazionale femminile della LND, ossia Marzia Piermarini, che ha saputo cogliere l'occasione con un pallonetto veramente molto molto bello. Ottimo tempismo, che per una volta è andata ad anticipare il portiere del Parma, ossia Aurora Piombo, che fino a qualche istante prima era risultata essere impeccabile nel tempismo delle sue uscite. Si riparte con palla in zona d'attacco con Mari, che va subito a mettere cross dentro. Piombo va subito a prendere questo pallone e a gestirlo con calma per la sua compagna. Si riparte da dietro allora, le ragazze del Parma a scambiare subito sottocammi, a prendere il pallone, a restituirlo a Saraniti. Atria, ora Mantovanelli è andata a cercare Manco. Vediamo se cambierà qualcosa per il Parma in questo secondo tempo oppure sarà tutto uguale al primo, con la Lega ad avere il possesso e il controllo della partita e a costruire più occasioni. Ancora Mantovanelli a cercare Atria, lasciata per un attimo libera, qua circondata da maglie bianche che gli rubano il pallone. Piermarini allora a controllare, gestire, dare la palla lunga per Baccaro, che lascia scorrere. Ci arriva come al solito Piombo, al rilancio lungo, lunghissimo, cercare qualcuno. Alla fine ci arriva D'Alberto, che spizza via la palla a servire Antoniazzi. Ah sì, ci siamo sbagliati proprio con lei nel primo tempo nel dire il nome del gol. Sembrava proprio la numero 9, anche esattamente come Piermarini, porta anche lei la fascetta, invece è stata proprio Piermarini che ci ha tratto in confusione. Alla fine era lei a segnare con quel bellissimo gol. Qua il contrasto a centrocampo sembra infinito tra Solari e Di Salvo. Alla fine palla in out, ora Parma che prova a conquistare i metri di campo per ribaltare la situazione in questo match che per ora è stato ad un unico volto, il volto bianco-azzurro della Lega, che ora è costretta a difendersi. Parma che prova ad attaccare, palla messa in mezzo, ributta fuori tutto basso, Baccaro col controllo, forse con un braccio, si lamenta qui la difesa del Parma, l'arbitro decide di non fischiare, di far proseguire. Mari la lascia scorrere questo pallone, poi prova ad andare profondo e lunga per Di Salvo. Nulla da fare. Rimessa ancora per il Parma. Ora la Lega che sceglie di non pressare altissimo come nel primo tempo, ma di proteggersi, di stare più bassa. Forse anche per gestire meglio le energie che comunque ne hanno sprecate tante nel primo tempo. Infatti abbiamo visto soprattutto nei minuti finali tanta stanchezza, tanti errori di imprecisione. Ma non solo da parte del Parma, anche per quanto riguarda la Lega. E questo vuol dire che sicuramente le ragazze di Mirster Canestro sono brave, ma non sono inesauribili, e quindi anche sapersi gestire risulta essere importante. Mantovanelli qui con la palla tra le sue mani, cercare Ali per lì, una tra Lisi e Solari, alla fine invece sceglie di andare lunga per Manco. Ora molto bene col controllo qui Ripellino, cross al centro ancora una volta di Solari, ancora Ripellino che stoppa, si accentra con il destro, allarga per Solari la fa girare dietro per Mantovanelli. Molto bene quel Parma che fa girare il pallone, fa correre le sue avversarie. Ora è la Lega che è costretta a rincorrere con Saraniti ad allargare. Buona la palla tra le linee per Lisi, da dietro per Atria. Atria al cross, palla fuori, c'è ancora una volta Baccaro che prova a intervenire. Fallo ai danni di Carlucci, che è arrivato in anticipo sul pallone, rimediato
un colpo proprio al fianco destro, se non abbiamo visto male, anche un po' la testa. Alla fine si rialza subito e allora si può subito proseguire con l'azione, che è pronta a riprendere da calcio di punizione abbastanza centrale, però ci troviamo a una distanza abbastanza siderevole dalla porta, circa a una 30-35 di metri. Dura tentare una conclusione da lì. Probabilmente si andrà a cercare qualcuno in area oppure qualcuno lì vicino per ripartire con l'azione in prossimità dell'area. Prova a partire, addirittura va a cercare la porta qui, ragazza del Parma, che però non la trova perché il pallone è troppo alto sopra la traversa. Allora da dietro Garcia a ripartire. Basso, come al solito, sempre lei ad impostare dalla zona difensiva, sempre lei a lanciare lungo, a cercare qualcuno. D'Alberto non supera il suo controllo, alla fine fortunata riesce a dare dietro il pallone per Basso, che lo fa girare. Garcia per Basso, prova a intervenire di salvo, gestisce i sottocammi e allora da dietro per Saraniti. Ancora dal Corvito, riesce a intercettare questo pallone Piermarini. Aurora Mari con il dai e vai. Ancora Piermarini, andare profonda per Di Salvo. Di Salvo la stoppa con l'esterno, poi rientra con un buon dribbling. Ancora la numero 7 a sfoggiare le sue doti tecnico-atletiche. Piermarini dietro per Costisella, si ferma, prova a girarla per Antoniazzi, che non riesce a stopparla. Tentativo allora del Parma di ripartire. Buona la palla larga per Ripellino, poi non buono il suo controllo. Allora riparte Julia Siller dall'altra parte, a metri campo per correre, prova a farlo con l'esterno. L'arbitro dice che la palla è uscita, sarà rimessa laterale per il Parma. Da dietro allora ripartirà formazione del Parma, che qua con Manco va a spizzare di testa, poi provata ad allargare, ci arriva Di Salvo dietro Ripellino per Solare. Alla fine palla lunga per Manco, che tra le linee risulta essere buona e non in posizione di offside. Manco la stoppa, uscire alla linea, servire la compagna che qua provato a trattenere il pallone, non ce l'è riuscita. Mari allora per la ripartenza, fa correre il pallone Di Salvo, vuole provare a buttarla sulla velocità, però qua troppo lunga questa palla. E allora da dietro riparte il Parma con, come al solito, Mantovanelli incaricato della rimessa. Ora Ripellino a gestire, a ripartire da dietro da Saraniti. Ora è un'altra partita con la Lega che è schiacciata dietro e il Parma che invece tenta di dominare il gioco. Qua buono il, comunque la palla riconquistata dalla Lega. Qua viene per un attimo affidato il vantaggio ad Antoniazzi, poi l'arbitro è costretto a intervenire perché c'è la palla subito riconquistata dal Parma, quindi il vantaggio che non viene sfruttato. E dunque fallo fischiato, riparte da dietro D'Alberto, anzi Tomassoni. Che ovviamente sceglie il lancio lungo a servire Baccaro, che però non trova. Allora D'Alberto qui anticipa molto bene Cammi, poi palla ancora al Parma, che ora prova il tutto per tutto. Lo stop ancora una volta di Antoniazzi a servire Piermarini, solito asse tra le due, che riescono a conquistare la palla. Baccaro per Julia Siller, dentro per Di Salvo, viene affidato il vantaggio, l'arbitro poi sceglie di fischiare il fallo ai danni di Julia Siller, che è riuscita a saltare di netto qui l'avversaria, poi rimasta a terra per l'intervento scomposto in ritardo ai danni proprio suoi. E quindi ancora possesso per la Lega, che ora, attenzione, avrà una ottima palla da ferma di cui usufruire, ovviamente sul pallone Aurora Mari.
Aurora Mari, che da là può calciare direttamente in porta. 9 su 10. Questa palla ovviamente se la tira lei. Infatti viene schierata anche una barriera per, diciamo, ostacolare il portiere. Probabilmente tira sul secondo palo. Alla fine sceglie di servire vicino per Di Salvo. Era interessante qui lo schema sull'asse Mari Di Salvo, che voleva fungere da, diciamo, da diversivo per il portiere. Alla fine è andata a toccare il pallone, era proprio la protagonista di questo schema. Ora ancora palla buona dentro al campo, Di Salvo prova ad arrivarci. Molto bene qui Mantovanelli a far scorrere e uscire il pallone, a regalare il possesso agli avversari, ma evitare il peggio. D'Alberto. Per Di Salvo. Qua dietro per D'Alberto. Ora Mari. Il cross che non gli esce bene dal piede debole. Allora i suoi attaccanti a buttare via. Ma la palla che resta ancora lì. Di Salvo che controlla bene. Se la vuole portare sul destro. Non riesce perché è circondata da maglie giallo-blu. Che però ci pensano loro a buttare via questo pallone, a perderlo. Secondo tempo che ormai è giunto al 11° minuto. Possiamo dire che sicuramente il Parma riesce a controllare meglio questa prima parte. Però sicuramente serve una reazione diversa. Non basta il possesso e il non mettersi in difficoltà. Sei in svantaggio, devi assolutamente cercare di trovare delle occasioni che finora non ha trovato. Anche nell'ultima palla lunga con Manco, che ci ha provato ad arrivare, non è riuscito a trovare una buona occasione. Di Salvo. Fa dribbling delle sue avversarie, poi tenta il tiro in porta. Ci arriva bene Piombo. La palla è ancora dentro. Buono quell'intervento in uscita di Mantovanelli. Scusate, di Saraniti. E poi Mantovanelli prova a pressare l'avversario. Non viene fischiato fallo. Mantovanelli ancora. Palla in out. Sarà rinvio dal fondo. Non viene né fischiato fallo né poi successivamente il corner che voleva Aurora Mari, che è andata a protestare con l'arbitro. Rimane a terra qui la ragazza della LND, ossia Di Salvo. Desiree Di Salvo, che ha subito un brutto scontro proprio contro Mantovanelli. E comunque gli scambi sull'asse Mari Di Salvo sempre micidiali, che riescono a fare degli 1-2 molto propositivi, che poi generano delle ottime occasioni sulle varie fasce del campo e di vari sovrannumeri, che poi riescono pure a gestire. Abbiamo detto, sono due ragazze che di calcio se ne intendono. Un passo avanti, tanta la loro esperienza, tante le partite giocate e soprattutto a che livello, visto che loro già fanno parte di prime squadre che militano nel campionato di Serie C, e questo è sicuramente un punto a favore che gli permette di avere un'altra visione in mezzo al campo, una visione più matura, più adulta. Qua Di Salvo che è costretta comunque a uscire, ad essere un attimo medicata, quindi per un attimo saranno in 10 le ragazze di mister Marco Canestro, che ora dovranno difendersi dal Parma che prova a cercare un'occasione. Manco dietro per Mantovanelli, lunga a cercare Atria. C'è il colpo di testa di Basso, ancora Manco, si gira qui proprio dal cortivo, riesce a dare un buon pallone per le compagne che lo fanno girare lungo tutta la centrocampo. Ora Baccaro che qua prova a pressare la sua compagna. Palla dietro per Mari. Di Salvo che è pronta a rientrare. Infatti tutti che richiamano l'arbitro, si aspetta un suo cenno. L'arbitro ancora sceglie di non far rientrare Di Salvo. Fischia fallo. Ora dice che Di Salvo può rientrare. Fallo con tutte e due a terra. Sia Lisi per il Parma che Siller per la LND. Fallo che però è stato commesso proprio da quest'ultima ai danni di Lisi. E quindi il Parma che è pronto a ripartire. Si riparte da dietro con
subito il pallone per Ripellino, che lo fa girare dall'altra parte per Carlucci, dietro per Saraniti. Ancora Carlucci, profonda per Atria, che ci arriva, poi si gira verso zona di fondo e viene interrotta dall'avversaria. Tra l'altro guadagna pure la rimessa e ora cambio per la Lega. Il primo esce con la numero 18, Maria Giulia Baccaro, ed è pronta col suo ingresso in campo Benedetta Marra. Tra gli applausi esce qui Baccaro, reduce anche oggi da una ottima prestazione. Non ha trovato il gol, ma comunque sempre importante la sua presenza, è decisiva come al solito, soprattutto con la sua fisicità, con i suoi centimetri che fanno veramente comodo a qualunque squadra. E poi brava anche nelle varie letture tattiche della partita. Al suo posto Marra, per provare a mettere energie fresche e velocità soprattutto nella zona di sinistra. E quindi Di Salvo che tornerà a destra, Antoniazzi che si accentra e Marra che viene subito qui a sinistra. Pallone buttato completamente via qui da Cammi. Siller a servire Marra, che tocca il suo primo pallone a campo libero per inventare, fermata dall'ottimo intervento di Cammi, che prima perde palla e poi qua la riconquista con questo ottimo intervento. Ottimo quella sterzata pure di Mantovanelli, deve ripartire più velocemente, però il Parma se vuole far male in contropiede. Buona la difesa, buono il contrasto, buono anche il disimpegno, un po' meno la ripartenza che arriva troppo in ritardo, troppo lenta. Qua prova a girarsi pure Solari, viene fermata sulla riga di fondo da D'Alberto, che riconquista pure la rimessa laterale perché il pallone si è allungato troppo proprio Solari. E dunque è proprio la numero 3 della LND che qui va a ripartire cercando Di Salvo. Cerchiata, riesce comunque a dare la palla di ritorno per D'Alberto, che si gira, prova a servire in profondità Piermarini, che corre, corre, alla fine ci arriva, riesce a crossare in centro per Antoniazzi, che voleva il tiro di prima intenzione, il tiro al volo, molto difficile, molto molto difficile, non riesce a trovare la giusta coordinazione, allora palla in out. Sono passati ormai 17 minuti inoltrati e ancora nessuna buona occasione in questo secondo tempo, che vede le due squadre fronteggiarsi a viso aperto ma senza essere incisive l'una con l'altra. Ora cade qui Marra, anzi non Marra, perché Marra lì è centrata, se non vedo un'altra ragazza è caduta qui, infatti l'arbitro va subito a intervenire per vedere come sta, proprio sull'ultimo intervento, alla fine non è stato fischiato fallo, però la palla che tornerà proprio dei piedi della LND, che riparte dalla zona d'attacco. Abbiamo detto, una partita che si gioca con tanta fisicità, ritmi alti, però poche le occasioni da una parte e dall'altra, poche volte viene trovata la porta, questo complice anche il fatto che le due difese sono molto attente, cercano di concedere ben poco agli avversari. Sicuramente l'iniziativa migliore è stata quella nel primo tempo sull'asse Baccaro Piermarini, che poi ha successivamente portato al gol che per ora sblocca e decide la partita. Ora fuori proprio Piermarini, se non ho visto male, che è rimasta a terra dopo l'ultimo scontro e rientrerà dopo il cenno arbitrale. Anzi, scusate, Antoniazzi. Ma è inutile, ce li invertiamo sempre queste due, con la fascetta. Mari pronta al cross al centro, riesce a intervenire di testa qui la ragazza del Parma, alla fine manco, prova a puntare in uno contro uno, a servire Atria, che lascia sfilare il pallone, prova a buttarla sulla velocità, Siller legge, capisce tutto, e da dietro la palla ad Alberto, che ora si è centrata, è venuta pure nella zona di sinistra, a servire Marra, buono il suo controllo, buona anche la copertura difensiva di Ripellino, poi però pallone ancora una volta buttato via qui dalla difesa del Parma, che riesce sempre a conquistarlo ma poi a trovare ben poche ripartenze, visto che c'è poca capacità di gestione di quel pallone.
Ora ancora in out, questa volta però favorisce Mantovanelli, che quindi può ripartire con la rimessa. Rimessa che vuole andare subito lunga per cercare Atria, che vuole ancora farla scorrere e buttarla sulla velocità. Questa volta esagera, una giocata veramente difficilissima anche per lei, che ha comunque delle ottime doti tecniche. Marra qua prova a fare la stessa roba, tocca pure col braccio, viene fischiato fallo di mano. Allora si può ripartire con Mantovanelli. 20 minuti ora passati sulla ripresa in questo secondo tempo. Si riparte da dietro da Cammi. Cammi dietro per Saraniti. E poi Carlucci, ancora Saraniti. Cross di Mancino al centro. Cercare qualcuno. Alla fine non c'è nessuno. Saraniti chiama calma sul pallone, che riesce a gestirlo anche se con un po' di difficoltà. Con Antoniazzi che nel mentre è rientrata, qua Mari riesce a riconquistare il pallone solo per un attimo. Comunque viene applaudita dal pubblico per la sua mentalità di andare su ogni pallone. Veramente bravissima la numero 8, la capitana di questa rappresentativa, che per ora sta dominando questo torneo. Non lo sta vincendo, lo sta dominando. Di Salvo qua, buono il controllo a seguire. Ora c'è un'ottima occasione di 4 contro 4, anzi forse 4 contro 3, perché corrono e c'è un piccolo vantaggio con Di Salvo, che riesce a trovare la buona parata poi di Piombo, che spedisce palla sul fondo. Arriva a trovare qualche compagno in area, non c'è riuscita, ha tentato il tiro. E allora sarà corner con... bravissima qua Di Salvo, andare a prendersi questa conclusione, giusta la scelta, gli avversari che hanno scelto di marcare dentro le compagne. Ora qui Costisella, come al solito, a battere questo calcio di punizione. Partetina Costisella, palla al centro a cercare qualcuno, la palla rimane lì. Chiamano forse un tocco di braccio le ragazze del Parma, che alla fine rimangono favorite da questo intervento, con Atria che prova a intervenire su Julia Siller. Poi bene qui la Lega, riesce a proteggersi. Ancora Costisella per Di Salvo. Di Salvo si ferma, si accentra, salta due con un dribbling solo, poi aspetta il supporto di altre. Fino arriva quello di Mari, che dà un ottimo pallone dentro per Marra. Marra però era in fuori gioco, che viene fischiato con un pelo di ritardo, e quindi si riparte da dietro. Brivido qui per la difesa del Parma, che lì per lì si è girata, ha visto Marra trovarsi a tu per tu con il portiere. Fortuna qua il fischio del guardaline di uno di due, tra Emanuele Mariani e Federico Di Giuseppe, che ha alzato la bandierina e ha tempestivamente bloccato tutto. Ora Piombo aspetta solo il fischio arbitrale per ripartire. Fischio che arriva ora, riparte da Saraniti. Ora palla cercata per Ferrari, che vuole provare a toccare il suo primo pallone della partita, visto che è entrata al posto di chi non abbiamo visto bene. Comunque è entrata Ferrari, che qua tocca questo pallone. Allora la LND con palla lunga per Piermarini, che la lascia rimbalzare una o due volte, poi prova ad andare lunga anche lei. Non ha da fare, possesso riconquistato dal Parma, che dietro riparte. Deve assolutamente cercare di trovare più occasioni qui la formazione di mister Andrea Cerati, che riesce bene a difendersi. Ha sicuramente un controllo maggiore della partita in questo secondo tempo, è rientrata in campo con idee diverse, però deve inseguire perché è sotto di un gol, e quindi deve assolutamente cercare di trovare qualche buona occasione che finora non ha trovato, e per farlo deve sfruttare meglio le ripartenze. Ripartenze che non riescono proprio, dovuto anche tutto ciò al fatto che la Lega riesce a riconquistare il pallone una volta che lo perde in tempi brevissimi, e questo è un vantaggio sicuramente per le ragazze di mister Marco Canestro, che sono state allenate per fare questo.
Poi una rappresentativa con ragazze bravissime, questo sì, ovviamente. Ma poi ovviamente un'organizzazione gliela devi sempre dare, questo è la bravura comunque di un allenatore che è riuscito a cogliere il meglio da ciascuna di esse. Ora Ramari sul pallone, dopo che è stato fischiato fallo. Sicuramente cross al centro, vediamo chi andrà a staccare tutte le saltatrici dentro, lasciata solo da Alberto e Julia Siller dietro a proteggersi. Palla al centro, cercare qualcuno, palla out del Parma. Ora Pirmalini si gira, prova a sfidare l'intera difesa Pirmalini. Alla fine ha anche la meglio perché riesce a portare a casa un corner. E allora ancora da palla ferma si ripartirà. Vediamo qui la qui inquadrata Costisella, che come al solito va a cercare il pallone, lo va a chiedere, per dire questo corner lo batto io. E non ci sono dubbi ormai dopo un intero torneo che lo osserviamo. Ruoli specifici e dettagliati. Chiama lo schema, palla al centro. Prova a staccare di testa qui. Proprio il difensore della Lega, se non ho visto male. Ragazza della linea difensiva. Eh sì. È proprio Basso che qua ha cercato di staccare di testa. Non ha trovato lo specchio della porta. E allora out. Ventiseiesimo. Parma che è costretta a rincorrere in questa finale della seconda edizione del Torneo della Pace. Situazione che però rimane invariata, con poche occasioni da una parte e dall'altra. E palloni e possessi che rimangono sempre lì a centrocampo, con una partita che era subito iniziata in maniera molto vivace, poi si è un po' spenta. Ora prova a controllare Marra, vediamo se con qualche episodio, con qualche gesto tecnico-atletico si riaccenderà. D'Alberto che ora fa correre il pallone, sembra non voler rialzare i ritmi le ragazze di mister Marco Canestro. Ora D'Alberto in sovrapposizione, tenta di prima il cross, palla al centro, lascia scorrere sia Marra che Pirmalini, anche la difesa, allora ci arriva Aurora Mari. Mari che va subito a dare il pallone per Pirmalini. Si gira, lascia sul posto l'avversario, ancora Pirmalini, cerca il tiro, anche se defilata, poi Marra con il controllo, prova a girarsi, a servire dietro Mari, di prima intenzione qua Mari, in due tempi Aurora Piombo, riesce a parare, l'abbiamo cercata, invocata questa occasione di questo secondo tempo, ed eccola qui al 27esimo. L'occasione che sembrava volesse mettere veramente le cose in chiaro per la Lega, alla fine il gol non è arrivato. Attentissimo Aurora Piombo, che sì, si è trovata a parare un pallone che gli è arrivato sulle mani perché era centrale, però un pallone veramente teso e forte quello che ha tirato Aurora Mari. Da dietro il Parma allora, gli scambi che non riescono e Pirmalini che come al solito riesce a riconquistare il pallone. Buona la palla per Antoniazzi, a tu per tu con il portiere Antoniazzi, si mangia un gol già fatto qui. Provate a incrociare sul secondo palo e non è riuscita per un soffio. In due minuti successo il finimondo e la situazione che poteva essere completamente cambiata e stravolta. Una partita che non dico sarebbe stata chiusa, perché al fine con due gol non puoi mai saperlo, però sicuramente aveva un marchio ben chiaro. Aurora Mari qui la lascia scorrere, ora sembrano aver ritrovato il gioco e la fluidità che avevano caratterizzato il primo tempo e tutto il torneo per la Lega, ma che negli ultimi minuti erano venute meno. Ora sembrano averle ritrovate. Julia Siller a cercare subito Marra, perché tra l'avversaria Marra con il buon controllo a uno due tempi, poi di tacco a servire Siller, un no look eccezionale, serve a memoria. Si cercano, si trovano le ragazze di mister Marco Canestro, che non hanno bisogno di vedersi, sanno già dove sono posizionate l'una con l'altra, si conoscono alla perfezione come se giocassero da sempre insieme. E invece, lo ricordiamo, sono una rappresentativa che ha fatto qualche stage, qualche allenamento insieme, ma null'altro. È venuta qui con l'idea di vincere, di giocare di gruppo, con l'affiatamento di una squadra, e probabilmente anche il torneo ha contribuito ad aumentare questo affiatamento.
cambio, intanto per il Parma esce proprio Atria ed entra al suo posto Anita Paletti. Vediamo se ci saranno cambi di modulo oppure tutto rimarrà invariato. Paletti va subito a posizionarsi, Solari incaricata della rimessa, subito a servire Ripellino che cerca lunga qualcuno, non c'è nessuno, manco subito a intervenire su Giulia Siller, palla dietro per il portiere, prova a intervenire Ferrari, palla ora che Ferrari riesce a stoppare, ad agganciare, a girarsi su se stessa, dare la palla dietro per la compagna, ma ancora una volta Firmarini sul pallone ad anticiparlo, a riprenderlo, a ripartire, e qua l'arbitro fischia fallo perché sul tentativo di ripartenza c'è il fallo di Lisi ai danni di Firmarini. E doppio cambio per la Lega, esce sia Costisella e al suo posto Baldan, e non solo, abbiamo detto un doppio cambio, pronta, vediamo con la maglia numero 11 anche Everdier, che infatti entra al posto di Antoniazzi Beatrice, ed è così, quindi doppio cambio, tre totali per la LND, tre totali per il Parma, ancora di cambi ne possono fare gli allenatori, ma scelgono comunque di restare con le formazioni abbastanza invariate. Il controllo subito di Baldan che tocca il suo primo pallone, non lo fa nel migliore dei modi perché regala il possesso al Parma qui. Ora la numero 7, Benedetta Solari, a dare palla per Manco. Buono qui il taglio offensivo di Ferrari. Riesce a restituire palla a Ripellino. Qua un parziale buco della LND che lascia campo al Parma. Parma sfrutta subito questa occasione. Non vedeva l'ora. Ora occhio perché potrebbe esserci un cross. Ferma tutto D'Alberto che nonostante la stanchezza decide di intervenire e di buttare la palla in out. Anzi, forse proprio dovuto alla stanchezza arriva questo intervento, dove c'è la scelta di intervenire e contrastare piuttosto che mettersi giù, usare le gambe e difendere. E allora, occhi qui, tutti puntati sul corner del Parma, con palla che arriva al centro, prova ad arrivarci qualcuno, alla fine il muro bianco, la butta via, Cammi, stoppa, larga per... Dal Cortivo che viene fermata dall'arbitro perché è in posizione di offside, cioè il rientro dalla posizione di fuorigioco. Fischio arbitrale veramente molto al limite qui, arbitro che si è affidato probabilmente al guardalinee, ma forse è un errore perché qui il fuorigioco mi sembrava abbastanza difficile da fare visto che ormai doveva essere rientrata da abbastanza tempo. Quervier prova a sfilare tutta la difesa buttandola sulla corsa. Scivolano sia lei che Carlucci. Fine palla buttata lunga da parte del Parma. Cercare Ferrari. Ferrari che la spizza e la prolunga per la compagna. Ancora Piermarini che qua scivola perché è trattenuta da... trattenuta per la maglietta. Probabilmente proprio da Ripellino. Viene fischiato fallo ovviamente sui danni. E c'è pure l'ammonizione. Ora si inizia a far sentire la stanchezza quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gioco. E quindi crampi anche per qualcuna. Tra l'altro sta giocando veramente sotto un gran caldo qui a Solomeo. Campo scopertissimo, siamo veramente in pianura in mezzo alle colline umbre. E qui e quindi causa caldo, sono costrette a dissetarsi le ragazze di entrambe le formazioni che come al solito sfruttano ogni momento buono per dissetarsi, per riprendere fiato.
Riparte la Lega. Ora occhio perché Marrastoppa bene il pallone. Poi c'è l'intervento qui di Saraniti, che come al solito è molto attenta su questi palloni, riesce a intervenire. Buona, buonissima la sua partita. Sin dall'inizio abbiamo visto essere molto incisiva, molto brava in difesa. Qua Marra, lì per lì ci aveva pensato vedendo il portiere fuori dai pali, poi decide di attaccare, di andare sul fondo, di rientrare col destro, la parata. Poi ributta e palla in mezzo Hervier per Piermarini, che stroppa. Mari di prima intenzione, la palla alta sopra la traversa, facile da controllare per il portiere Aurora Piombo, che qui non è impensierita da questa occasione e può ripartire da dietro. Provate a intervenire Paletti, la numero 4 del Parma, che poco, proprio qualche istante fa è stata ammonita a causa dell'intervento e danni di Piermarini. Piombo lunga a cercare Ferrari, buono lo stop in 2-3 tempi. Poi la palla che viene lasciata sfilare, c'è Piermarini che sta facendo veramente un partitone ovunque, su tutte le zone del campo. Avrà corso i chilometri oggi la numero 10 della Lega. E stessa cosa per questa qua, per Di Salvo, che qua legge bene la sovrapposizione di D'Alberto. Ora tante maglie bianche in area, D'Alberto tenta il tiro, viene fischiato fallo di mano e dunque calcio di rigore. L'arbitro non ci pensa su due volte, è proprio lì davanti, può vedere bene ciò che accade. E al 36esimo accade ciò che accade, calcio di rigore per la LND. Aurora Mari sul pallone, è proprio lei che lo va a posizionare. Ragazzi, già schierati dietro, non c'è stata nessuna protesta, quindi cosa alquanto evidente. E questo è un rigore veramente decisivo per la partita, per la finale di questo torneo. Parte completamente centrale Aurora Mari, che decide con i suoi soliti passi di preparatori di andare col pallonetto. Che classe qui, la capitana, e che gol! Ci vuole personalità per fare queste cose. E lei, di personalità, ne ha da vendere. Che qui va a abbracciare il suo mister, abbracciare tutta la panchina. Tutte le compagne le vengono incontro, anche le riserve. Complimenti, davvero. Bello, bello, bello. Quell'esultanza pure davanti alla telecamera per Mari Di Salvo, che ora ne sfruttano pure per dissetarsi. Veramente con eleganza, con maestria qua è riuscita a siglare il gol del 2-0, che non chiude la partita, perché nulla è chiuso, ma sicuramente mette le cose in chiaro. Ora il Parma, che dovrà sicuramente avanzare di metri, cercare qualche pallone lungo. È rimasto poco tempo, minuti che scorrono. Finale che ormai sembra segnata, con la Lega che è tornata possesso della partita anche in questo secondo tempo, trovando delle buone occasioni. E chi se non il capitano poteva cercare di chiudere questa partita nel miglior dei modi. Poi bisognerà vedere se effettivamente è chiusa, partita che sembra non voler finire qui. Ora intervento da parte del Parma, viene fischiato fallo proprio di Desire Di Salvo. E dunque Parma che riparte da dietro con Carlucci. Abbiamo detto, fatti tre cambi da una parte dall'altra, ora è pronto anche un quadruplice cambio per la Lega, che è pronta a schierare in campo altre quattro ragazze, poi vedremo chi di preciso, per schierare forse fresche in questo finale di partita. Qua Marra a far sfilare il pallone, regala un bellissimo tunnel qui alla difesa avversaria, poi va a controllare con il destro, rientra sull'interno, Marra dietro per Aurora Mari, che può controllare, può cercare il piazzato, finta il primo tiro, poi perde il tempo e allora decide di servire fuori Di Salvo, che qua rientra sul mancino. Bella la sua Veronica, prova a battere con il dribbling l'avversaria, c'è il tentativo di conclusione di Mari, ancora una volta palla tentata dentro per
D'Alberto prova ad arrivarci, poi Piermarini, ancora una volta, di sacrificio forse sarà proprio lei a uscire. E allora, prima del rinvio ci saranno i cambi, abbiamo detto un quadruplice cambio. Tante, tante, tante pronte ad entrare. Andiamo subito con la maglia numero 2, abbiamo subito visto Mignini, ma non solo. Tante quelle pronte a uscire. Siller tra tutte, infatti già fuori qui la numero 14 che lascia posto proprio a Mignini. E ora viene fermato anche un attimo il tempo, che sicuramente sarà recuperato nel finale. Ora anche un po' di confusione nei cambi con mister e staff tutti dentro il campo. Esce ovviamente anche Piermarini, l'avevamo detto, tanto stanca, ragazza che ha fatto veramente una super, super, super partita, oltre al gol, una prestazione eccezionale la sua. Veramente una bella partita. Quindi tanti cambi per la Lega. Ora gioco che può ripartire con subito la pressione di Staso. Ora attenzione perché prova a arrivarci a Vervie, velocissima. Anticipare ora Piombo che non è puntuale col controllo. Alla fine palla fuori. Pericolo qui per la formazione del Parma, che ora rischia di prendere anche il terzo. Prova a controllare qui la numero 10 dal Cortivo, che riesce comunque a guadagnare una buona rimessa. Tra l'altro, cambi sì, ma cambi ovviamente fatti con intelligenza e poi ovviamente non è tanto il fatto della partita chiusa, ma il fatto che questa rappresentativa può contare su una rosa veramente molto molto profonda, e quando tu puoi vantarti di avere così tante giocatrici sempre pronte a dare il meglio anche in una fase finale come questa, e allora veramente puoi solo che ritenerti fortunato come allenatore, perché chi metti metti, chiunque riesce a rendere al meglio, e anzi talvolta le sostituzioni, anche se non rientrano nel piano iniziale di partita, vanno comunque a contribuire al successo, perché diciamo con le forze e le energie fresche alimentano il gioco che magari dopo un po' si va a spegnere anche nei vari titolari. Ora tanti palloni sporchi da centrocampo, alla fine riesce a riconquistare tutto la Lega. Un pallamessa subito lunga per Erdie, che infatti vediamo, ha tante energie da vendere ora, tutte ne hanno tante da vendere lì avanti, con Enriconi che sfila l'intera difesa, a tu per tu con il portiere, Enriconi! Chiude il discorso, è 3-0 e probabilmente chiude anche la partita al 43esimo minuto di gioco, possiamo dirlo ormai, la seconda edizione del Torneo della Pace, di questo torneo femminile bellissimo che si è svolto in questi 3 giorni qui in Umbria. Andrà probabilmente a consegnarsi nelle mani della LND. E qua Enriconi, appena entrata, probabilmente uno dei suoi primi tocchi di partita, viene riuscita a realizzare. Abbiamo proprio parlato di energie proprio qualche istante fa. Ed ecco lei, spuntare in mezzo alle tante maglie giallo-blu. Andare a proprio a buttarla sulla corsa pura. Non su tecnica o tatticismi o quant'altro. E a siglare questo 3-0. Che chiude aritmeticamente la questione. Marchio ad anticipare. Prova Carlucci per Manco. Buona la copertura difensiva di Marra. Marra che ha dato tantissimo in questo secondo tempo. Ha veramente fatto tanto, tanto, tanto per la sua squadra. Poi le sue velocità, le sue iniziative riescono sempre a far male alle avversarie.
qua prova ad andare Enriconi per fonda per Hervier. Palla stoppata quella del Parma, che con Cammi prova a ripartire. Ferrari lunghi a cercare Solari, alla fine recupera la Lega con Baldan che si ferma, va a dare la palla lunga per Ruocco, è entrata anche lei al posto di D'Alberto. E a, diciamo, schierarsi nella zona di difesa come terzina destra. Cross al centro qui di Carlucci, tentativo di tiro qui da parte di Paletti, che di prima intenzione riesce a trovare un buon tiro, parato e deviato in angolo da parte di Garcia, Zaire Garcia. Quindi corner, occhio perché saranno 5 minuti di recupero, sono stati segnalati all'arbitro, quindi ancora si giocherà per un po'. Palla messa dentro, Garcia non ci arriva, non ci arriva nessuno, né Mignini che poi la tocca per ultima, quindi ancora corner sempre per il Parma. Viene cambiata solamente la bandierina e la zona dal quale si procederà. Pronti al corner qui, con palla messa subito nel centro, tenta qui la deviazione in area Carlucci, se non ho visto male, che poi rimane senza terra, problemi di crampi per lei. Infatti un'altra costante che abbiamo visto in queste partite, sempre riferendoci al discorso prima delle energie, è stata proprio quella dei cambi. Il fattore cambi ha sempre influito tanto. Infatti la LND ha sempre saputo, diciamo, privilegiare dei cambi. E quindi la sua rosa profonda ha sempre alla fine vinto anche per quello, proprio per via delle riserve che sono entrate e hanno saputo essere decisive. Quindi bravo sì Marco Canestro a fare i cambi, bravo nel tempismo, nel scegliere quando farli, ma veramente brave tutte queste ragazze che sono sempre pronte e permettono tutto ciò al proprio allenatore. Sempre 7 i cambi a disposizione, sempre 7, sono sempre quelli che sono stati fatti dalla Lega, invece le altre squadre che hanno sempre chiuso con qualcosina di meno. Vediamo anche oggi il Parma che per esempio ha cambiato nel primo tempo Iannelli, è stato forse il cambio che ha deciso questa partita, questa finale, e poi diciamo che ne ha fatti altri 2, non più. Intanto altra buona occasione per la Lega, che prova a portarsi avanti con Hervier, si ferma Hervier, perde il tempo del cross, poi prova a metterla dentro di Mancino, a servire Marra che la stoppa, Marra decide anche lei di andare sul sinistro, viene fermata da Carlucci, intervento regolare, Carlucci spazza via poi, allora ancora palla rimessa dentro con la Lega che prova a intervenire su questi palloni, alla fine riesce a ripartire da dietro con Ruocco che salta di netto l'avversaria, anche la seconda fa slalom, poi dà un ottimo pallone per Hervier, si alza la bandierina del guardaline, viene fischiato fuori gioco e allora da dietro il Parma a ripartire per far finire questa partita in questi ultimi secondi che mancano. Ormai sì, questione veramente di una sessantina, settantina di secondi, poi in base anche a recuperi, cose varie che ci sono stati, si deciderà. Ma finale ormai decisa, 3-0 che fa male, è secco, è deciso, ma ha fatto veramente capire, ci ha fatto capire il potenziale di questa rappresentativa, di queste giovani calciatrici che ambiscono a tanto e lo hanno dimostrato in ogni partita. Ma la cosa che più stupisce non è tanto i gol che sono arrivati da tanti interpreti, ma la difesa, il muro difensivo, è tutto partito sempre da lì, tutte le ripartenze, tutti i contropiedi, tutti i gol sono partiti da una difesa che si è sempre dimostrata essere impenetrabile. Infatti zero i gol subiti in questo torneo della pace, salvo che in questi ultimi secondi di gioco non accada qualcosa di impossibile. Intanto buona la palla lunga per Hervier, che qua può trovarsi ancora una volta tu per tu con il portiere Hervier, che voleva rientrare sul destro e proprio per quello, forse per pigrizia, perde il tempo di andare a rete. L'arbitro
assegna il triplice fischio finale e finisce qui 3-0 per la LND. È proprio la rappresentativa under 17 che si aggiudica questa seconda edizione del torneo della pace, la vincitrice meritata, stavamo dicendo proprio qualche istante fa. 0 gol subiti, tanti gol fatti, vittoria meritata e sin dal primo giorno indiscussa. E allora ora noi vi salutiamo, forse ci vediamo fra qualche istante per le premiazioni, e vi salutiamo così con la Lega che ora esulta meritatamente per questa bellissima vittoria.
La terna arbitrale di questa gara vinta dalla Lega Nazionale Dilettanti per 3-0 contro il Parma. La premiazione, il direttore di gara Tommaso Bartolucci di Città di Castello e due assistenti Maurizio Mariani della sezione di Perugia e Federico Di Giuseppe della sezione di Terni. A premiarli il segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti Massimo Ciaccolini. La premiazione a cura di Massimo Ciaccolini, segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti, e Valentina Roscini, responsabile del calcio femminile del Comitato Regionale Umbria. Thank you.
Complimenti al Parma Calcio ed ora accogliamo con un applauso le vincitrici di questa seconda edizione del torneo della pace Women, la rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Giacolini, segretario generale della Lega Nazionale Dilettanti, e Valentina Roscini, responsabile del calcio femminile del Comitato Regionale Umbria. Thank you.